già. Perché siamo su Monster Hunter, ragazzi? Voglio parlare di la mia opinione almeno su tutti i mostri grandi di Monster Hunter Rise. Purtroppo, come potete immaginare, io non sono disposto, non sono in grado di giocare Monster Hunter Rise e neanche sarò in grado di giocarlo su PC quando uscirà su PC. Bella merda che fate uscire Monster Hunter, il gioco da un anno dopo su PC, però su console pesante no, per carità di Dio. Su PC che è ancora più difficile che su console pesanti già create in maniera che hanno un loro sistema. No, 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 per carità di Dio, no. No, no, per carità di Dio, vabbè. Vabbè, vabbè. Sì, lo so che tecnicamente la Switch è ancora una console pesante, ma vabbè. Dunque, allora, prima finitura di Monster Hunter Rise, io non ho visto un cazzo. Cioè, nel senso, io ho visto. Però non posso giocarlo, come ho già detto. Quindi le mie opinioni si basano su semplicemente quello che ho visto. Non parlerò di gameplay, non parlerò dell'ambientazione, parlerò di un cazzo. Perché quella già ho detto la mia. E vabbè. E poi vabbè. Già ormai hanno dipinto il quadretto perfetto. È il miglior Monster Hunter che sia mai uscito. Grazie al cazzo, è nuovo. Ma vabbè. Sì, sono un po' incazzato, però vabbè, è una fatta faccenda. Tra l'altro oggi ci doveva stare la live, oggi è giovedì, ma non ce l'ho fatta fisicamente. Ragazzi, ho dormito sì e no 2 ore, ma lasciamo perdere. Non avevo fisicamente la forza di fare qualcosa. Dunque, allora, cominciamo parlando dei mostri. Parliamo, iniziando dire la cosa, sì, sono ispirati agli yokai. Non ci sono ancora tutti i mostri che ci devono mettere nel gioco perché il gioco non è finito. E ripeto, non è finito. Guarda un po' come Monster Hunter World, che tecnicamente era una parte finita e poi hanno aggiunto più roba. Però si sono voluti dividere il lavoro in maniera ti faccio uscire del gioco principale e poi ti faccio uscire l'espansione. Diciamo che qui i Rise praticamente hanno fatto facciamo uscire tutto piano piano. Quindi probabilmente se avessero aspettato quell'anno che per far uscire anche su PC e avessero preso più tempo potevano far uscire il gioco un po' più completo per altri mostri eccetera eccetera e magari che ne so avrebbero potuto dare un po' più di supporto a World, magari ne so altri mostri oppure qualche altro paio di mostri, così magari mostri normali e non draghi anziani o stupide stronzate che dovrebbero essere difficili a prescindere perché la gente lo vuole così, ma vabbè. Dunque, parliamo dei mostri grossi. Sì, sono tutti ispirati agli yokai, hanno dei nomi che praticamente non riuscirò mai a pronunciare alcuni di loro. Parlerò di il mostro in generale e della sua armatura e del suo equipaggiamento. Peccato che non abbia visto poco e niente dell'equipaggiamento, quindi peccato parlo dell'armatura. Ripeto, questa è soltanto una cosa del tipo ho solo visto, quindi non ho giocato, non c'ho in mano il gioco, non posso tastare, non posso toccare, non posso fare disgrazia. Capito? Non lo posso fare. Quindi, onesta opinione, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, iniziamo. Gran Itsushi. Ok, l'Itsushi è chiaramente ispirato alla Kamedachi, chi non lo conosce. È uno yokai che è praticamente una donnola con delle falcette sul per zampe o per coda, che dovrebbe generare vento. Tecnicamente anche il Kadashi, il Tobikadashi e Odogaron sarebbero anche loro vagamente ispirati a esso. Solo che diciamo che il Kadashi è uno scoiattolo volante, che più o meno potrebbe ricadere nella famiglia delle donnole, più o meno, ma vabbè. Non è proprio così. E l'Odogaro sarebbe un ghiottone barra cane, però vabbè, un'altra faccenda. Più che altro l'Odogaro è del fatto che le Kamaitachi si divertono a far sanguinare le persone, tagliandogli, facendogli tagli all'improvviso col vento, ma vabbè. Ecco. Gran Itsushi, il Gran Jaggi della situazione, il Velociprei della situazione, eccetera, eccetera. Che un po' mi ha fatto nervosire il fatto che abbiano inserito un nuovo Gran Itsushi, un altro Buggy type. E poi ci ho visto in mezzo in giro i Jagras e cose così. Una cosa da dire, però, riguardante i mostri di Monster Hunter Rise, è di quelli già intro i vecchi. E che cazzo ci fanno lì? Cioè, io ricordo, e se non mi sbaglio, e se non mi sbaglio, ma penso di sbagliarmi, potrebbe essere, che i mostri originari di World stanno solo su World, perché questo è un altro continente. E, se ripeto, siamo in Rise siamo su il vecchio continente, dove c'è sta anche il castello di Shroud e tutto il resto,
Come cazzo hanno fatto andare là? Non è che hanno fatto tipo come hanno portato le api in America, i colonisti che hanno portato le api lì e quelli si sono moltiplicati. No, non è possibile sta cosa. Quindi in qualche maniera c'è sta. Perché se sono unicamente nativi di World, ti direbbero, il Devigio come ha fatto? Bella domanda, è la stessa domanda che ci siamo fatti quando è uscito il Devigio su World, cioè, quello è il punto, cioè. Però, tanto, che cazzo lo dico a fare? La logica va puttanante, è un gioco, va bene, va bene, va bene, vabbè. Continuiamo, Granny Zucchi, sì, allora, il fatto che giri in tre è perché, se non sbaglio, anche tecnicamente, i Kamadachi giravano in gruppi di tre, circa più o meno, non lo so. Sono un po' inesperto di queste cose. Di tutti i casi, l'unico knowledge che ho è grazie a Nioh, che poi mi sono andato a spilucciare altre cose varie. Ci sarebbe un libro interessante che è appena uscito su Yokai, che parla di tutte le folklore giapponese, che è proprio fatto da bellissimo, con delle illustrazioni molto belle. Piacerebbe prenderlo, però non so, non mi ricordo manco come si chiama. Allora, armatura del Granny Zushi. Vabbè, l'aspetto non ci stiamo a parlare. Anzi, è un Jaggi. Praticamente è un bipede che ha sta coda a forma di falcetto. Semplicemente è quello. Cioè, non cambia molto di per sé. L'armatura del Granny Zushi, che la sto vedendo sul cellulare perché ho il cellulare. Ce l'ho sul cellulare in questo momento. E molto simile, per quanto mi riguarda. Un po' mi ricorda quella del Kuroyaku. Quella di. Alto grado maestro, in effetti. Se la vado a cercare adesso, almeno quella maschile, quella femminile potrebbe. Mi ricorda un po' quella di Kuroyaku, oppure la sua vibe, diciamo, viaggiatore d'Oriente. Ecco, diciamo una cosa del genere, viaggiatore, nomade, cose così. Perché c'ha tutti questi strascichi, questo. Almeno quella maschile c'ha il turbante e cose così. Quindi potresti un po' dire, ci assomiglia un po', c'ha lo stesso vibe più o meno. Quindi diciamo, l'ispirazione è quella. E gli stivali, da quello che vedo, somigliano un po' a quelli di. Quali erano gli stivali che c'erano la punta? Quelli di. Di Yornetaur, se non sbaglio. No, c'erano la punta in avanti. Non mi ricordo. Vabbè, comunque. Ah, sì, eccoli qua. Quelli di Radion. La punta sulla. C'erano le culeo. Per quanto riguarda armi, non saprei che armi faccia il Granny Zushi. Ripeto, non ho visto molto. Eccole qua, le sto vedendo adesso. Una spada ricurva. Una spada lunga che ha la punta ricurva. Una balestra. Vabbè, quindi la vibe è. C'ha un uncino, insomma. C'ha gli uncini. Va bene. D'accordo. Non è granché. Però per l'ennesima volta mi hanno messo un altro mostro della categoria, eccetera, eccetera. Dei cosi. Per non dire che per fare un filler aggiuntivo che ci stanno l'anno 40. Tra l'altro. Il mio preferito di quei dei Chaggy è il Gran Buggy. Però la migliore armatura è quella del Broggy. Perché mi piace molto il suo stile wrestler che gli hanno western che gli hanno dato. Quindi sembra un cowboy. Ti aspetteresti che ci avesse un'arma? Somiglia un po' a Iron Black di Mortal Kombat, in effetti. Andiamo avanti a Acnosom. Questi nomi veramente puntano a uccidermi. Allora. Dell'Acnosom ho visto sia l'armatura che un paio d'armi. Allora, l'Acnosom. Bellissimo come aspetto. Sia l'ispirazione che gli hanno dato, sia l'anima che hanno preso. E diciamo un po' pieno lo stile di combattimento che gli hanno dato. Allora, l'ispirazione è abbastanza semplice da spiegare. È una gru giapponese, diciamo. Se non avete mai visto le gru giapponesi, sono bellissime. Sono probabilmente i miei uccelli preferiti. Sono stupende le gru giapponesi. C'hanno il collo nero, c'hanno quel punto rosso in testa. Oh, non mi ricordo. Oh, sul petto, non mi ricordo più. Però sono bellissime. Ho visto un documentario, una foto di le gru giapponesi in una radura innevata dell'Hokkaido. Bellissime, mi piacciono tantissimo. Poi c'ha anche un'altra creatura mitica del folklore giapponese, che è, non mi ricordo come si chiama adesso, che è un gallo sputafuoco. Che l'ho incontrato su Nioh, sul DLC del primo Nioh, mi pare. Sì, è vero, il tacchino. Ed è un ombrello Karasa. Karasa. Karasu? Karasa? Karaja? Vabbè, è comunque quell'ombrello che ha una gamba sola, con un occhio e la lingua lunga. Quell'ombrello lì è praticamente. Bello il dettaglio che il mostro sta sempre su una gamba sola. Un'altra
Oltre che a significare che sì, le gru lo fanno come gli aeroni, ad esempio, che stanno fermi su una zampa sola, e ho anche il fatto che cammina con una zampa sola, come fa esattamente lo yokai. Molto carino questo dettaglio. Per quanto riguarda l'armatura, ha un vibe di stile medievale, diciamo, come l'armatura di cavaliere. Un po' mi ricorda l'armatura di grado maestro della Ratian. Di aspetto almeno. Questa di alto grado, grado maestro ho detto. Anzi, sì, l'elmo sembra quella di alto grado, in effetti. Però per il resto dell'armatura assomiglia un po' a quella di grado maestro, in effetti. E adesso che ci sto pensando, prima o poi la troverò, sta armatura. Eccola qua. Sì, un po' gli assomiglia, specialmente la falda lunga. Diciamo che potreste immaginare che l'elmo abbia un becco, praticamente. Per quanto riguarda le armi, molto bella. Ho visto unicamente, almeno di bella arma, ho visto la lama caricata. Però, diciamo che un po' tutte le armi che fa questo mostro sono molto belle di aspetto. E specialmente, se non sbaglio, la spadona dovrebbe essere. Sì, è la spadona. Molto bella, devo dire. Diciamo che il vibe è lo stesso comunque, è sempre come si dice, da cavaliere, ecco. Andiamo col Tetranodon. Ok, il Tetranodon è uno dei miei preferiti perché mi piace tanto il suo concept. È un ornitorinco, praticamente. K, perché non intendo K l'emoto, ma K lo yokai, che è questo essere che c'ha il guscio da tartaruga, un piatto in testa, al contrario, e c'ha il becco da uccello, ed è un yokai puramente acquatico. Praticamente è un ornitorinco che ha degli elementi da K. Molto bellino il design, e per quanto mi riguarda il fatto che sia un lottatore di sumo, perché i K adorano il sumo. E il re dei K, Kusenbo, è un campione di sumo. È molto bellina la cosa. Il fatto che anche lui abbia la capacità di gonfiarsi mangiando, bevendo, quel cazzo, non mi ricordo che cosa faccia, lo rende molto particolare. Sembra di combattere uno Zamtrios o un Jagras un po' più incazzato, ecco, diciamo. Ed è anche uno di quelli che praticamente abbia l'aspetto e la stazza sono ideali per quello che è. Per quanto riguarda l'armatura, non è che mi piaccia tanto. Perché assomiglia vagamente, e ripeto vagamente, a un'armatura di mista, quella di Uragan, cioè con gli spallacci enormi e cose così. Più forse quella di Nibelsnaff, non ricordo precisamente quella di Nibelsnaff, però assomiglia un po' a quella di un coso pesante, corazzato, ecco, diciamo. Tra l'altro c'è una cosa da dire, adesso non la sto guardando, c'è una cosa da dire di questa armatura, che l'immagine che facevano vedere all'anteprima non gli dà giustizia. Anche se in parte c'avevo ragione su quello che dicevo, ovvero che praticamente l'armatura sembra coperta di muschio, ed è quello che non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuto. Purtroppo, perché non lo so. Per quanto riguarda le. Tra l'altro, una cosa aggiuntiva, il Tetranodonte è un'altra maniera per dire pesce palla. Sì, è la specie di. È una specie. È la specie scientifica, il nome scientifico dei pesce palla. Ora, per quanto riguarda le armi, non vedo un cazzo. Vedo una. Ecco, vedo una balestra pesante. Una spadona. Ma come al solito. Sto guardando da Google Immagini, quindi non so vedere dove mi ha detto. Però presumo che l'armatura sia qualcosa di tipo molto pesante e molto tutto. Allora, il prossimo è Somnacant. E qua mi ci perdo proprio. Primo, mattacci vostra con sto nome. Perché mi fate morire quando fate sti nomi tutti particolari. Seconda cosa, ecco qua il dettaglio. Allora, Somnacant è ispirato a una sirena barra. Una sirena, intendo una Mereide. No, tecnicamente è un misto, perché. E appunti, anzi, rifaccio sta citazione. Le sirene sono uccelli, uomini, donne uccello, non donne pesce. Quelle sono le mermaid in inglese, che sì, noi le traduciamo in sirena, ma è sbagliato. Perché la sirenetta, quel cazzo di cartone animato della Disney, che si chiama Little Mermaid. Non se significa Little Nere, piccola Nereide dovrebbe significare. Siamo noi che l'abbiamo tradotta nella piccola sirenetta.
È sbagliata sta cosa. Chiaro? Le Nereidi, la Nereide, la moglie di Poseidone, che era mezza una donna pesce. I tritoni sono quelle le Nereidi maschi. Chiaro? Le sirene erano quelle col canto. Se voi andate a vedere gli arazzi dell'Iliade di Ulisse che si fa legà, le sirene sono quelle donne alato e arpie simili. Chiaro? Non faccio più sta cosa. Sto dettando sta cosa. No. Oh, questa cosa occidentale mi dà un fastidio, che dice, no, per la sirena è quella. Non è quella! Se no si chiamerebbe in un'altra maniera. Quindi, è misto a una Nereide con la capacità di una sirena, che tecnicamente sì. Alcuni dicono che la sirena, per esempio, prendiamo quella di The Witcher, quella mi ha fatta un po' meglio, perché è sia acquatica che aerea. Ecco, è una donna che ha sia capacità acquatica come un pesce e ha la capacità di volare grazie alle ali. Quindi sì, quelle sono un po' più simili a tutti. Comunque, con questa capacità del canto, capace di addormentare l'avversario, della preda, quello così, ha delle movenze un po' da lontra, anche specialmente quando sta sul dorso a nuotare, o quando, come da essere umano, quando nuotano a dorso. E di un altro yokai che adesso mi sono dimenticato, un inghio. Comunque, d'aspetto è un pesce con una faccia d'umano. Infatti il mostro ha un volto decisamente umano. E lì io ho fatto no, grazie. Non perché non mi piace di per sé il mostro, ma perché non mi piace su Monster Hunter vedere nemici con borsi umani. Cioè, non è Monster Hunter. A me piace tanto i mostri di Monster Hunter perché sono animali. Sì, di per sé loro sono animali. Letteralmente, sono letteralmente animali nel mondo. Animali sì, capaci di sputare fuoco, creare cataclismi, eccetera, ma sono animali. Non se c'hanno il volto da. Se gli metti un volto umano, per me non sono più animali. Già di per sé io non attaccherei mai un animale a prescindere. O solo perché sono nel suo ambiente e loro decidono di attaccare gli umani. Quindi vabbè. Che tecnicamente i cacciatori non credo siano umani, ma vabbè. Allora, Somnacant, l'armatura del Somnacant. Bellina, sembra un misto tra una specie di shinobi o di uno stregone degli abissi. Tra l'altro, da aggiungere il fatto che la Somnacant è solo femminile, ed è bella questa cosa perché ci mancavano altri mostri solo femminili, e sta sempre sulla sua coda, che è un po' come faceva il Gran Macao o come hanno fatto parecchi altri mostri. Ma hanno deciso di aggiungere questo gimmick, che non è malvagio in aspetti. Tra l'altro, un'altra cosa aggiuntiva, adesso sto guardando la versione femminile dell'armatura, c'è un dettaglio che sembra un po' un genio della lampada, o quelli, diciamo, questo. Ah, giusto, non ci sta. L'armatura di Pukepuke di alto grado con il velo, femminile con il velo, no? Ecco, assomiglia un po' a una cosa arabica, antica Arabia, Persia, cose così, no? Quindi, molto bellina come cosa, come dettaglio. Per quanto riguarda le armi, vedo soltanto, al momento io ho visto soltanto le doppie lame che non sono malvagie da vedere, ma chi lo sa, forse vedremo qualcosa di meglio. Forse vedrò qualcosa di meglio prima o poi e potrò dire che quella è un'arma che mi preferisco. Andiamo avanti con Bishaten, yes. Bravissimo, te lo sei ricordato. Oh, il Tengu. Non è che mi faccia impazzire questo mostro. Perché, allora, vabbè, è, penso, una specie simile al Chekawaka. Non so se l'avete presente, il mostro di Monster Hunter 4, che era un lemure. Lui invece è simile a un Chekawaka, ma più rompicoglioni. Praticamente lancia la frutta e cose così. Allora, innanzitutto l'ispirazione. Beh, è un Tengu. Che sa chi non lo sa, è un Tengu. È questo mostro, questo yokai umanoide con sembianze di uccello. Ci sono diversi tipi di Tengu in realtà. Ci sono i Karasa Tengu, che sono quelli ispirati a più ai corvi, che hanno la testa a folto di corvo. E gli altri che non mi ricordo mai il secondo tipo di Tengu, che sono quelli che hanno la maschera con il naso lungo rossa. Ecco, quella è un altro tipo di Tengu. Non me lo ricordo mai l'altro tipo di Tengu. Non so se è corvo e papera. Non sono sicuro. Uno è corvo. Uno sei corvi, l'altro sono le papere, però non sono sicuro. Comunque, diciamo che dici, ma non c'è un cazzo di uccello. Sì, tecnicamente è vero. C'ha, diciamo, un becco sul volto e le ali. Ma la cosa interessante è vedere la coda che fa da prensile, che sembra un ventaglio
di foglie che hanno i cosi, i tengu, che purtroppo non gli hanno dato un granché di di cosa di tengu su questo mostro. Nel senso, sono quel ventaglio è conosciuto per il ventaglio di tengu è conosciuto per poter scatenare enormi raffiche di vento. Quindi diciamo che alla fine di quello il mostro non fa praticamente niente. Ha più l'aspetto dell'animale, ha più il comportamento dell'animale che è, ovvero un macaco. Chi non sa, i macachi in Asia sono incredibilmente divertenti da vedere. Sono tantissimi, prima di tutto, e molto spesso li si vede all'interno dei passaggi urbani. Infatti, mi dispiace tantissimo quando vedo o leggo di notizie di macachi o scimmiette morte perché sono state folgorate dai cavi elettrici o cose così. I macachi giapponesi, c'è cioè una piccola cosa dei macachi giapponesi che mi ha fatto sempre divertire, il fatto che lavino la frutta che se lo prendono o che si possono trovare nelle sorgenti termali, perché si fanno il bagno nelle sorgenti termali. Bellissima questa cosa con Bled, quando l'ho scoperto ho detto no, spettacolo sti cosi. Sì, diciamo, perché dici, vabbè, potrebbe anche essere una qualsiasi cima, diciamo, io ho detto macaco perché è associato con questa cosa della frutta, no? Ed è molto dispettosa. È un mostro molto dispettoso. Ti lancia la frutta. In base al frutto che te lancia, c'hai un diverso effetto. Ti può addormentare, paralizza. Non so che cosa. Mi pare che ti possa anche persino confondere. Non so se c'è già questo coso. E diciamo che è un po' particolare come cosa. È che ho Maya Kratos. fuori in terrazza a dormire. Non so perché stia dormendo fuori in terrazzo, perché sta piovendo. Lungi da me da capire ormai quella gatta, perché so solo che mi ha svegliato stamattina alle 6:30. Io volevo ucciderla. Va bene, allora, stavamo parlando del Bishaden. L'armatura del Bishaden non è così incredibile da dire. Assomiglia un po' a un misto di quella di Arzuros più qualche dettaglio di qualcos'altro. Non riesco a vedere bene se ha delle orecchie. Sembra che ha delle orecchiette piccole in testa. Ma non ne ho idea. Però non sembra malvagia, anche se però sembra un po' troppo basica. Cioè, non è, è base, ecco. Per quanto riguarda le armi, vedo molto bellina il fatto del martello che assomiglia a un vraja, che è questo attrezzo rituale delle cose buddista, credo, sì. E l'arco sembra interessante. Cioè, sembrano un po' simili alle armi di Shari Svalda, ecco. Questo evento ci sto pensando. So che lo Shari Svalda era più una cosa dalla Buddha, fiore di loto, qui invece siamo proprio su semplicemente buddismo così. Andiamo avanti. Prossimo mostro. A tratto dividerò il video in due perché sennò sarò 60 minuti di video. Quindi prima o poi vedrete parte 2 e parte 1. Allora, chi mi sto dimenticando? Almudron. Quello che non mi piace manco a pagarlo. Perché non mi piace? Innanzitutto, per quanto mi riguarda, sembra un Misuzune. Raga, è un Misuzune de fango. L'ho già detto più di una volta. So che dici gente che potrebbe dire: ma no, ma non è vero, ma sta di una cazzata. Raga, a me non mi piace né d'aspetto né coso. Cioè, so che è ispirato a uno yokai che adesso mi sono sfuggito di nuovo il nome, me l'hanno detto 4 volte, lo sono andato a cercare, ma non me lo sono ricordato, però ricordo che cos'era lo yokai. Allora, lo yokai è, diciamo, un uomo che è una persona che muore nei campi, sul lavoro dei campi, nei lavori dei campi, e praticamente non è uno yokai cattivo però, perché tipo tornerà tra i vivi. Come essere un uomo fatto di fango, praticamente, a rompere le scatole. Se il suo terreno, che lui ha lavorato dopo anni e anni e anni prima di morire, verrà trattato male. Ecco, diciamo che è quello, diciamo, uno spirito del lavoro che si è fatto uno che si è spaccato la schiena e poi vede che il suo campo viene maltrattato oppure trascurato. E tornerà in vita sotto forma di questo mostro che dice: oh, beh, l'armatura. Allora, quella femminile sembra. È una donna gatta, una catgirl. Ma letteralmente una catgirl. C'ha il cappuccio con le orecchie. Però è un vibe all'Artian. Sembra un po' un'armatura di Artian. Se avete presente quell'armatura. Un po' meccanica.
C'è imbracciato il... Anzi, no, Artian. Seltas. Sembra l'armatura di Seltas con un altro colore e più cose da gatto, diciamo. Questa è quella femminile. Quella maschile è più simile però all'elmo che si chiude. Non male, devo dire. E anche le armi che sto guardando non sono per niente malvagie. Non capisco perché gli abbiano affidato questo vibe cibernetico al mostro. Di per sé il mostro assomiglia a... Sì, somiglia un po' a un Misuzune, ripeto, però è un pochino più grosso. Non so se c'ha i tratti di un pesce gatto, in parte. Cioè, è un felino. Sembra un felino. Una lontra, ecco. Sembra una lontra, diciamo, una cosa del genere. Però c'ha i tratti da un po' pesce, tipo, c'ha i baffi da pesce gatto, c'ha la barba lunga. C'ha questa coda che dovrebbe essere un pennello, ma gli vedo sempre le cose da scorpione, una cosa del genere dentro. Non so, vedo che sembra un insetto la coda. E quindi... No, lo sto rivalutando, seriamente, lo sto rivalutando. Magari il fatto è che non mi piace il fatto che l'abbiano associato alle paludi e al fango, eccetera, eccetera, che poi gli abbiano messo il Giuratus a pesta e mi sono rotto i coglioni del Giuratus! Basta! Cazzo! Non avete idea di quanto lo stai farmando quel mostro per farvi un arco d'acqua, perché non ci sono altri archi d'acqua decenti! Ah!